Ma che c***o? Vuoi dare fuoco al mio buco culo? Voglio che tu sia migliore. Ce l'avrò addosso per sempre. Mi chiamo Tim e ho 23 anni. Oggi sono qui con Amanda, siamo insieme da 5 anni. Mi chiamo Amanda, ho 22 anni. Sono qui per mettere Tim sotto pressione. Io voglio un anello di fidanzamento. La amo, ma mi sta addosso di continuo. Sono qui per insegnarle una lezione necessaria. 5 anni? 5 anni, che sì. Che carini. Grazie. Perché siete qui? La cosa che mi dà più fastidio di Tim è che ha quasi 23 anni, non si è laureato, non ha un lavoro a tempo pieno. Io mi sono laureata, ho un lavoro a tempo pieno, insomma sono arrivata. Scusa, ma hai già un anello al dito o è sulla mano sbagliata? No, ah, magari. Mano sbagliata. Ti piacerebbe, povero Tim. Abbiamo aperto un account su The Knot, gli ho fatto fare un test per vedere come sarebbe il suo matrimonio dei sogni. Mm-hmm. Il mio è molto più bello. Nessuna relazione è perfetta, quindi cosa vi dà fastidio l'uno dell'altra? Sentiamo un po'. Il suo atteggiamento è molto impicciona, deve sapere cosa sto facendo tutto il tempo, punto e basta. No, sì. Gli controlli il telefono? Ha attivato la localizzazione, non così guarda. Devo farlo anch'io, come si fa? Te lo puoi insegnare. E lui non lo saprà, questa è la cosa migliore. Che intenzioni avete con questi tatuaggi? Io voglio darle una lezione. E tu? Un ultimatum. Un ultimatum? Certo, anche il mio. È piuttosto strano. Uno per ogni lato? Simmetrici. Mm-hmm, sì. Il messaggio è che ti vuoi fidanzare? Sì. Ma che cavolo è? Un modo di dirle di non ficcare più il naso. Non posso andare in bagno 2 secondi senza ricevere messaggi tipo: dove sei? A chi scrivi da quel bagno? Stai esagerando. Te lo giuro. Ma non esagerare. Stai esagerando. Non ci credo. No. La prenderà male, credo. Mi odierà per questo. Buona fortuna. Wow! Sarai furiosa, ne sono sicura. Ma perché? Ciao, belle chiappette. Oh! Hai qualche idea di cosa potresti ritrovarti sotto le chiappe? Cavolo, è molto grosso e lungo. Mi chiedo come farò ad usare il water. Sei f***o. Mi metto il tanga per la rivelazione se lo fate anche voi. Io ci sto. Travis lo farà. Ma che cavolo indossi? Bella. Che cos'è quello? Ti eccita? No. Travis, vieni fuori. Che stacco di coscia. Oh, mamma mia. Sono tutti nudi. Che cos'è? Non capisco. Ma che un naso? Sei una ficca naso, molto ficca naso. Devi cambiare e smetterla di essere impicciona, altrimenti la nostra storia non potrà funzionare. Non ficco il naso. Voglio che siamo aperti e che ci diciamo tutto. Non puoi dire di non essere impicciona. Mi stai sempre col fiato sul collo. Appena mi squilla il telefono, lo prendi prima che possa prenderlo io. Stai davvero esagerando. Tu nascondi il telefono. Puoi fidarti di me. Hai mai sospettato che ti tradisse? No. No. Se ti tradissi, mi avresti beccato ormai, diciamo. È vero. La tua famiglia ti dà della ficca naso. Va bene, sono ficca naso. Ok, quindi sei impicciona. Sei super impicciona, bella. Sono super impicciona. Ma non è brutto come temevo. Davvero? A me piace quel tattoo. Sono un po' nervosa, ma è molto carino. Ma che c***o? Vuoi dare fuoco al mio buco del culo? Cos'è? Ho acceso un fuoco sotto il tuo sedere. Voglio che tu sia migliore. Ce l'avrò addosso per sempre, non è un trasferello. Amanda, che cosa vuoi da Tim? Il mio tattoo è un ultimatum. Io voglio fidanzarmi. Non sono pronto, non ho soldi e lo sai. Ok. Ci vorrà del tempo, non è una cosa che si può fare da un giorno all'altro, Amanda. Stiamo insieme da 5 anni. Ma eravamo al liceo. Che da un giorno all'altro. Voglio una famiglia da giovane. Ma non è ciò che voglio io. Cosa vuoi tu? Voglio avere soldi, voglio sapere che starò bene. Vuoi sapere di poter mantenere la famiglia? E mantenere lei. Mi sembra comprensibile. Ok. Sì! Si amano. Sì, mi danno speranza. Dico davvero.